Ciao ragazze, ben ritrovate nel mio canale. Oggi vi mostro una tecnica di cui mi sono innamorata e che ho visto in un tutorial di una ragazza americana. Vi metterò il link nell'info box sotto. E niente, consiste semplicemente nel trasferire delle immagini o delle scritte, qualsiasi cosa vi piaccia, sul legno. Io oggi l'ho fatto qui perché era l'unica superficie che avevo a disposizione, ma poi sono andata al fai da te e vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso delle tavolette di legno che mi sono state regalate perché erano degli scarti. E niente, vi faccio vedere cosa ne farò, come riuscirò a fare questo. Vi faccio vedere solamente una cosa, cioè per realizzare questo oggetto avrete bisogno di una stampa laser. Non vanno bene le stampe fatte con stampanti a getto di inchiostro perché semplicemente imprimono l'immagine sulla carta, inzuppandola letteralmente di inchiostro, mentre la stampa laser deposita uno strato di toner, che sarebbe una polverina nera, e lo imprime col calore, per cui questo strato di colore va a diventare la nostra scritta nel momento in cui usiamo un gel medium, che sarebbe questo. Io ho questo qui vecchio, ma della stessa marca, lo stesso nome, trovate la confezione nuova. E niente, altra cosa da sapere è, come potete vedere, le immagini sono al contrario perché andranno messe faccia sotto e quindi avevo bisogno di renderle speculari rispetto all'immagine originale. Se vi chiedete come si fa, ve lo spiego subito. Io ho creato una word art su Word. E ho semplicemente scelto il carattere, il colore, la grandezza, eccetera, eccetera, e poi ho dato il comando ruota orizzontalmente e mi ha dato come risultato questa immagine che è al contrario, quindi speculare all'immagine di partenza. Dopodiché stampate e niente, seguite il tutorial e vedrete come ho fatto. Vi dico anche un'ultima cosa, cioè che ho trovato un altro metodo molto più semplice di questo per effettuare le stampe sopra il legno, però ve lo mostrerò ugualmente, ma non lo trovo valido come questo. Quindi il primo metodo è sicuramente quello che preferisco e che vi consiglio, anche se dovete avere a disposizione dei prodotti che magari non trovate tutti i giorni a casa. Il secondo è altrettanto valido se volete un effetto rovinato, un effetto impreciso, imperfetto. In quel caso vi consiglio di usare il secondo metodo. E niente, spero che vi piaccia e che vi divertiate anche voi a casa. Alla prossima, ciao!